Siamo con Matteo Franciullo, Product and Marketing Specialist Yamaha a Roma iFidelity 2022. Matteo, com'è andata oggi? È sicuramente positiva, già il fatto di ripartecipare qua prendendo uno spazio tutto Yamaha, brandizzato Yamaha, dove come puoi vedere abbiamo portato tutte un po' le linee prodotto, dall'home audio fino agli strumenti musicali, le soundbar, quindi prodotti più consumer, ma anche musica dal vivo con il chitarrista Massimiliano Cona. Quindi abbiamo voluto un po' portare un'esperienza a 360 gradi alla Fiera di Roma di quest'anno. E in particolare, che prodotti presentate sia come impianto, diciamo, suonante, e sia come prodotti che sono invece in semplice esposizione statica? Allora, l'idea era quella di portare la nuova serie 2000, in particolare i diffusori, le NS2000, che sono queste splendide bookshelf che vediamo qua, che stanno suonando, stanno facendo egregiamente, e abbiamo abbinato un'elettronica high-end, tipicamente high-end, ossia l'amplificatore integrato AS3002 e il giradischi high-end, anche lui il GT5000. È un giradischi molto particolare perché è uno dei pochi giradischi sul mercato che non ha l'anti-skating, avendo una concezione del braccio particolare, un braccio dritto, corto, in carbonio, molto leggero e con una testina che, anche senza andare su livelli magari ecco, stratosferici, sta dando veramente piacere d'ascolto a chi ci sta venendo a trovare. Poi, questo come impianto suonante, come demo statica, abbiamo il nuovo Sinto Ampli stereo di rete, che è il primo che Yamaha produce, che è comunque di fascia alta, che è l'RN2000A, e la sua particolarità è quella di avere tutta la base analogica, quindi trasformatore toroidale, il view meter, la pure direct, il concetto di simmetria tra i canali, il concetto di isolamento meccanico da terra, a cui è abbinato però il comparto di rete. Quindi abbiamo Music Cast, abbiamo un HDMI, quindi ingressi digitali, anche un ingresso ottico, e poi il cavo Ethernet. Il tutto controllabile via Music Cast. In verità anche questo impianto lo stiamo gestendo, oltre che con la sorgente del vinile, attraverso il nostro streamer compatto, il WXC50, che lo utilizziamo come sorgente di musica digitale con Qobuz. Quindi queste sono le macro le due aree hi-fi. Ho dimenticato anche i diffusori, le NS3000, i compatti high-end. E poi abbiamo tutta la parte più consumer, diffusori, Music Cast 20, 50, il giradischi Musicast, quindi con cui uno teoricamente potremmo fare lo streaming dell'audio del vinile verso questo impianto. E delle soundbar, che sono la YAS 209 e la nostra soundbar compatta, la C30, che arriverà brevissimo. Altre novità prossime di Yamaha? Ci puoi dare qualche anticipazione? Sì. Diciamo che ci apprestiamo a vivere dei mesi caldi. Non posso svelarti poi ulteriori dettagli, però sicuramente ci saranno novità, soprattutto nel comparto stereofonico di fascia medio-alta anche, e il prossimo anno anche lato soundbar, quindi parte un po' più consumer, ma comunque di qualità sempre molto alta. Yamaha non si è mai fermata, ecco, nello sviluppare, nel pianificare nuove uscite, che adesso le vedremo arrivare finalmente. E quali sono i prossimi eventi a cui parteciperete? Il prossimo immediato evento sarà il Milano iFidelity, il 12 e 13 novembre, Hotel Meliá, dove vi aspettiamo sia voi ma anche le persone. Tra l'altro a Meliá siamo stati anche l'anno scorso, ma non direttamente, siamo un po' appoggiati fornendo qualche prodotto ai rivenditori. Quest'anno avremo una sala come questa, dove insomma ci impegneremo per far ascoltare un po' di buona musica nel modo giusto, ecco. Perfetto, e allora sicuramente ci vedremo al Milano iFidelity. Grazie mille Matteo. Grazie a te, Franco, grazie per esserci venuto a trovare e di questo tempo che ci hai dedicato.